Benvenuti a tutti. Le cose non stanno andando bene in questa seconda stagione nella terza divisione inglese con Leyton Orient. Abbiamo pochi punti, giochiamo con il Burton. Ho cambiato la formazione, ho fatto una sorta di 4-3-3. Quindi adesso andiamo a simularci velocemente questa partita, vediamo cosa succede. E perdiamo anche col Burton Albion. Molto bene, molto bene. Continuiamo a perdere, qui non si riescono a fare punti, io non so più, veramente non so più come fare a farli giocare, vabbè, tanto al massimo retrocediamo, pazienza. Visto che anche se non abbiamo vinto, le sono comunque grato per avermi fatto giocare, va bene, tanto qui oramai continuo a lavorare per fare meglio. Ok, Jakobsen, vabbè, non è un gran fenomeno. Adesso abbiamo la coppa e andiamo a simulare questo campionato. Chiaramente faremo dei video di un quarto d'ora, ce ne saranno di più, ma saranno molto più. Questa è la Papa John Trophy Cup. Quindi andiamo. Chiaramente andiamo a cambiare. Proviamo di nuovo il 4-3-1-2. E davanti lasciamo Duque che vabbè no, è stanco. Mettiamo questa nuova punta. Gamboa io lo metterei da questa parte qui. Musaba via, mettiamo Coleman. Papadopoulos non mi piace un cazzo. Mettiamo Jakobsen. E quindi è un CDC, quindi dobbiamo abbassarlo. Lasciamolo così che va bene. Se no lo possiamo anche forse mettere. Eccolo qua sul ruolo. Questi due centrali veramente sono qualcosa di scandaloso. Mettiamo Boulabi. Sonny togliamo, mettiamo Wood. Non lasciamo lì anche se non può giocare. Da questa parte diamo spazio a Gonzales in avanti. Perfetto. E andiamo così. Ci andiamo a simulare anche la partita di John Trophy Cup e la vinciamo, meno male. Ho segnato Ovulabi, bene. Ovulabi e Young Bohon, questo giapponesino i suoi golletti li fa, eh. Ok, quindi adesso andiamo avanti, abbiamo ancora 10 minuti di questo prossimo episodio, poi ne faremo ancora uno subito perché voglio andare avanti in campionato e cercare di finire questa simulazione il prima possibile. Saranno molti video ma molti più corti, quindi ci metterò molto meno tempo a metterli. E niente, andiamo e abbiamo la partita di campionato contro il Swindon Town, quindi direi una sorta di non scontro diretto, se non sbaglio, mi sembra che il Sindon dovrebbe essere. Boh, non lo so, non mi ricordo. Comunque, adesso qua non so perché ci mette tanto tempo così a chiamarmi la classifica. Il Swindon è 16esimo. Dovessimo vincere, andiamo a 14 punti. Noi dobbiamo pensare a salvarci, chiaramente. Andiamo a giocare la prossima partita. Direi di non cambiare nulla. Riproviamo a fare la gestione squadra e andiamo a mettere Duque che ha recuperato, Youngbo lo mettiamo da questa parte, Pratley un po' più efficace di. Ok, perfetto, Musaba lo togliamo, mettiamo Kaja e lo andiamo ad abbassare a CCS, Pratley lo andiamo a abbassare chiaramente centrocampista difensivo centrale. Riproponiamo la vecchia difesa, qua andiamo a mettere di nuovo il nostro Wood e facciamo il portiere titolare, James in piena forma. Vorrei provare, vediamo Gonzales, dai, ma è stanco, non gioca ed è stanco, io sta cosa veramente, non li abbiamo tutti molto a pezzi, comunque questi giocatori. E ci mettiamo questo attaccante qua. Ok, andiamo a simulare velocemente, tanto sono convinto che ce la fa perdere. Andiamo. 1-1, un pareggio che non guasta, è sempre un punto che andiamo a prendere. Quindi andiamo a farci subito velocemente la prossima gara. Andiamo avanti, allenamento.
Avanziamo, allenamento, forse prima della partita devo dare riposo o dopo la partita riposo secondo me, perché sennò si spompano un casino. Siamo alla quindicesima giornata, andiamo a giocarci contro Jakobsen, cosa dice? Che vuole giocare sicuramente. Il prossimo incontro è fondamentale. Rispondi, ti darò una possibilità. Guardate il tempo che ci mette. Allora, quindi dobbiamo andare sulla rosa. Andiamo a dargli questo schema qui. Ecco, non capisco io il perché. Madonna, che noia sta cosa. Oh, mamma mia. Ma perché non mi ha lasciato i giocatori che ho messo io? Magari si sono ripresi un po'. Jakobsen, ok, CDC, quindi CDC. Andiamo a mettere al posto di Papadopoulos. Lo andiamo a abbassare e gli mettiamo il suo ruolo. Papadopoulos mi va in panchina, gioca Yangbo al posto di anche di Prater, gli mettiamo questo. James, Owabi e Duke. Speriamo in bene. Vuoi salvare modifica lo schema? Sì. Proviamo con questa formazione titolare. Andiamo a giocarci questo 4-3-2-1, simulazione veloce e vediamo, speriamo di vincerla. Non ho i miei dubbi. 1-1, un altro pareggio. Pareggi, la pareggite c'è qua. C'è la pareggite. Andiamo avanti. Allenamento, poi questo andremo a cambiarlo, il piano di allenamento, perché secondo me si allenano troppo e si spompano. Ok, facciamo ancora. Questa partita di coppa, siamo ormai quasi alla fine del girone d'andata, quindi direi che ottimamente molto bene. Prato le chiede di giocare e Musab, il prossimo incontro è importante, andiamo a vedere. Vediamo se possiamo metterlo magari, visto che Musab chiede di giocare, diamogli una possibilità, anche Prato le chiede di... No, Smith... Prate CC, ecco, questa potrebbe essere la formazione titolare, non sarebbe male. Uwobi però lo vedo che è un po' spompo, e mettiamo Sotiriu. Ok, andiamo a simulare, abbiamo vinto 1-0 l'andata, vediamo cosa succede. E finisce 1-1, quindi passiamo al turno, molto bene. Ragazzi, andiamo in campo un'altra volta. Musaba contento perché ha giocato, sono contento per lui. Facciamo ancora questa, ragazzi, poi ci salutiamo. Poi metterò a posto un po' lo schema e ne farò due e lascerò con quei giocatori lì. Perché sennò tutte le volte li devo andare a cambiare, madonna. Due palle, eh. Ok. Giochiamo contro il Carsley che è messo bene in classifica, quindi direi no, lasciamo il 4-3-1-2, però andiamo a cambiarci la gestione della squadra. Allora, Coleman lui è più un CDC, quindi non può farmi centrocampista centrale. E chi ci possiamo mettere qua, ragazzi? Mettiamo di nuovo Musaba. Stavolta però lo voglio spostare a centrocampista offensivo centrale. Uwobi si è ripreso abbastanza, questo Duque non sta segnando, quindi andiamo a metterci Gonzales e cambiamo nuovamente la difesa con i due acquisti che abbiamo fatto. Vediamo un po' cosa succede. Andiamo a simulare questa altra partita velocemente e speriamo che vada bene. È altro pareggio, quindi andiamo avanti a pareggi, va bene così, non è un problema.
L'importante è fare punti e rimanere qui. Dirigenza del torneo, non stiamo seguendo i piani. Va bene. Andiamo avanti, ragazzi, fino al prossimo incontro. Qui c'è il rischio veramente di simulazione veloce. Andiamo. Allenamento. Adesso da parte mia, fuori dal video, andrò a vedere cosa vogliono. Devo prendere sempre dei giovani per ruolo, ma mamma mia, che palle. Siamo in coppa, questa è una coppa a gironi, non so che coppa sia, forse passano le prime, presumo, poi faranno finale e semifinale. Ok ragazzi, io direi che ci possiamo salutare qua e ci diamo appuntamento alla prossima giornata. Ciao a tutti!